È una bellissima giornata di aprile, l'aprile dello scorso anno, 2019. Siamo negli splendidi spazi dell'Abbazia di San Nilo a Grottaferrata. Siamo nel primo cortile, dove si eleva la statua di San Nilo, che fondò l'Abbazia nell'anno 1004. Da qualche istante siamo entrati nel cortile del Palazzo degli Abati Commendatari, fatto costruire dal cardinale Giuliano della Rovere alla fine del 1400. Qui numerosi reperti di marmi antichi decorano il bellissimo porticato, realizzato in pietra sperone da Antonio da San Gallo, architetto che operò al servizio del cardinale della Rovere. Tra poco entreremo nella biblioteca monumentale e sfoglieremo qualcuno degli antichi volumi a stampa qui conservati. In questi ambienti, il 1° giugno del 1944, cadde una bomba scagliata dagli alleati che provocò svariati danni. Alcune schegge rimasero conficcate nei volumi e i monaci le hanno lasciate a futura memoria. Questa bellissima sala con scaffalatura lignea venne progettata alla fine del 1700 dal monaco Tommaso Gatta e realizzata da un altro monaco, l'ebanista Vincenzo Rosati. Le finestre si aprono su un'ampia veduta. Ci rechiamo ora nel piazzale antistante la chiesa di Santa Maria, dove si eleva la statua di San Bartolomeo, discepolo di San Nilo e cofondatore dell'abbazia. Qui gli aquilonisti del gruppo greco Kite hanno innalzato in cielo una delle loro creazioni volanti.